Allora, quest'anno vi propongo una delle mie ossessioni attuali, come avrete capito, che si chiama ancora Francis Bacon, non è cambiato lo scorso anno. Il vantaggio di tornare su 2 anni è che faccio come se quello che ho detto l'anno scorso in qualche modo fosse stato recepito. Però, siccome non mi fido, e siccome poi c'è sempre quello che non c'era l'anno scorso, magari qualche parola prima di introdurlo. Tenterò di dirla per farvi capire qual è stato il percorso che avevamo fatto l'anno scorso. In sostanza, l'anno scorso avevamo fatto 2 cose. Avevo tentato un'operazione arditissima di mostrare che c'è una sorta di sistema della pittura, cioè che in un certo momento della sua storia, diciamo dal 1100 fino all'800, si può immaginare che il sistema pittorico evolva per tappe. E che molto probabilmente l'idea dell'immagine realistica sia in fondo questa tappa ultima a cui mira il sistema pittorico, certo con delle eccezioni, certo troncando in maniera drammatica, ma tutto finisce quando comincia la fotografia. Comincia la fotografia e a quel punto tutto l'interesse di fare del realismo scema perché la fotografia comunque lo fa meglio. Quali rapporti allora avere? Frattanto con la pittura stessa, e lì cominciano cubismo, espressionismo, tutto quello che conoscete benissimo. Ma quale rapporti avere tra fotografia e pittura? Ora, Bacon compie questa operazione ardita di cominciare dalla fotografia per fare della pittura, cioè rovescia in qualche modo i termini, parte dalla foto e dice com'è che adesso faccio invece della pittura a partire dalla foto? L'altro percorso che avevamo fatto l'anno scorso era dimostrare che molte delle tele di Bacon sono in realtà degli autoritratti. Nella mia interpretazione, probabilmente Bacon è il più grande autoritrattista del secolo scorso. Allora, la traccia che seguirò anche in questa puntata è quella di capire se ci sono ancora degli altri autoritratti più o meno nascosti o invisibili nell'opera di Bacon. E questa volta dovrò comparare un'opera di Bacon in particolare a un pittore di cui conosco poco, perché non sono uno storico dell'arte, con tutto il rispetto che ho per la storia dell'arte, non lo sono, sono piuttosto un teorico dell'immagine che uno storico dell'arte. E come avrete capito, l'immagine è quella che vedete in alto con un signore che è un Papa Innocenzo X, seduto su un trono dipinto da Velázquez intorno al 1650 e passa, poi per i dettagli approfondirò in seguito. Allora, questa immagine di Velázquez è normalmente reputata per essere molto realista, cioè quando si pensa a un ritratto di un straordinario realismo, ecco, si pensa a questo ritratto che Velázquez fa dell'Innocenzo X. Vedrete che una delle tecniche che metterò in campo è di mettere in dubbio che questo ritratto sia così realista. Cioè, la mia impressione è che Bacon legga in questo ritratto di Velázquez un altro tipo di realismo, che non è il realismo dell'immagine. Sapete che il realismo dell'immagine è quello che si dà per somiglianza, in qualche modo. Somiglianza col personaggio storico, somiglianza con i criteri di realtà, con i criteri di costruzione dell'immagine, eccetera, eccetera. La mia impressione è che Bacon legga in questo ritratto di Innocenzo X una serie di dettagli che lo portano a costruire non soltanto il quadro che vedete affiancato, cioè il Papa, la variante del 1953, ma comincia a costruire una serie straordinaria di varianti. Cioè, pensate che intorno agli anni 60 il 40% della produzione di Bacon, ed era uno che lavorava molto, sono papi derivati dal quadro di Velázquez. La domanda naturalmente è: ma perché Bacon è ossessionato dal quadro di Velázquez? Sapete che mi impunto facilmente in alcune ricerche. E allora non soltanto sono andato a Londra a vedermi alla Tate Britain,
il quadro che vi ho presentato l'anno scorso per vedere se alcune ipotesi formulate erano vere, ma sono andato in luglio a vedermi soprattutto l'Innocenzo X di Velázquez per capire se quello che stavo proponendo erano corbellerie o c'era un fondo. Vedrete che questo percorso mi porterà a studiare l'immagine con degli strumenti che avete sicuramente abordato nel corso, intrapreso nel corso di semiotica, cioè l'idea che delle immagini possono nascondere delle figure che non sono immediatamente visibili. Cioè tenterò di capire se non ci sono quelle che chiamerò delle immagini latenti nel quadro di Velázquez. Se fosse così, il quadro di Bacon non è una variante del quadro di Velázquez. Piuttosto è il modo con cui Velázquez sta svelando quello che ha visto dentro il quadro di Velázquez, quello che Bacon vede nel quadro di Velázquez. Allora, a questo punto mi preme moltissimo, perché uno dei problemi è: un'immagine può parlare di un'altra immagine? Seguitemi su questo punto. Una delle definizioni che si dà di linguaggio è che per avere linguaggio, un linguaggio deve poter parlare di qualcos'altro fuori da se stesso. Quindi le lingue naturali sono dei linguaggi perché parlano dei quadri, per esempio, e danno una descrizione di come sono fatti i quadri. Benissimo. Ma un'immagine può parlare di un'altra immagine? Capite che se questo accade, voi siete su un livello di meta-immagine, cioè il quadro di Bacon sta facendo una critica del quadro di Velázquez, non sta facendo una variante. Allora, io difenderò questa ipotesi. L'ipotesi che il quadro di Bacon è una critica del quadro di Velázquez, ma una critica che lo tocca dal profondo, altrimenti questa ossessione non si spiega.